Eccoci, buongiorno a tutti. Siamo qui questa tavola rotonda che ha come oggetto il valore dell'acqua. Cresce l'impegno idrico per la sostenibilità idrica. E sono particolarmente contenta perché è molti anni che io modero la tavola sull'acqua. Ed è la prima volta che, oltre naturalmente all'utility, che hanno un ruolo centrale sulla gestione del servizio idrico, ho con me però anche per la prima volta un'impresa, adesso vi presenterò i relatori, e un'associazione. E quindi iniziamo ad affrontare questo tema in una logica che mi è particolarmente cara, come tutti gli aspetti della sostenibilità, cioè una logica multi-stakeholder. Del resto, senza un'azione di sistema non è possibile pensare di costruire un vero impegno e dei cambiamenti sostanziali sulla capacità di tutelare una risorsa idrica particolarmente rilevante per, come vedremo, il nostro paese e per questa fase storica. Allora, prima di presentarvi i nostri ospiti, vorrei dare giusto due dati che inquadrano e ci permettono poi di valorizzare al meglio gli interventi del nostro panel. Se la regia gentilmente mi lancia le slide, così riusciamo. Perfetto. Eccoci qua. Prima di tutto qualche dato. Il consumo di acqua pro capite del nostro paese rispetto alla media europea, come vedete, è quasi del doppio. Quindi, a proposito di corresponsabilità, c'è anche un tema di coinvolgimento diretto del comportamento dei singoli cittadini. Del resto, questo si collega, tra l'altro, al fatto che non usiamo tutta quest'acqua per fini idrici, cioè per dissetarci, perché il 29% delle famiglie italiane non si fida dell'acqua pubblica e quindi preferisce acquistare acqua in bottiglia. E questo naturalmente crea un effetto, tra l'altro la successiva tavola rotonda sarà proprio sulla salute dei nostri oceani, dove il tema plastica è particolarmente rilevante, e quindi si connette e crea un effetto anche sulle CO2 del trasporto dell'acqua e dello smaltimento della plastica. Passiamo ora allo stato di quella che è la rete idrica, perché sappiamo che la vetustà delle nostre infrastrutture idriche è un altro dei problemi molto importanti che quindi causa delle perdite rilevanti. Infatti vediamo, scusate l'abitudine a guardare i dati ci aiuta poi a fare un esame di realtà del tema di cui parleremo con i nostri ospiti. Vedete la differenza tra i volumi prelevati e quelli fatturati. La differenza naturalmente è tutta acqua dispersa. Ed ecco quindi il dato sulle perdite idriche, dove, come vedete, a fronte di un 25% di valore europeo di media delle perdite idriche, noi abbiamo quasi un 42%. E per dare un'idea più chiara, per ogni chilometro di rete noi perdiamo 18 metri cubi di acqua al giorno. Quindi è veramente uno spreco insostenibile. Del resto, uno dei grandi apprendimenti della sostenibilità è proprio ridurre gli sprechi di ogni risorsa e bene pubblico. Tra l'altro, l'acqua è particolarmente sentita. Un ultimo elemento di introduzione per poi dare la voce ai nostri ospiti riguarda proprio il cambiamento climatico e un effetto molto particolare soprattutto per il nostro paese è grave a proposito di forward looking che abbiamo bisogno di considerare, ossia una situazione che tra l'altro è spaccata tra, come dimostra l'immagine, tra il centro nord, tra il, diciamo, il nord e il centro sud, scusate. Quindi se mi sono saltate le slide, scusate. Comunque, se al centro, se al nord noi vediamo un aumento dell'indice di piovosità, adesso la regia rimetterà le slide, un aumento dell'indice di piovosità, troviamo in realtà al sud un fortissimo aumento della siccità, quindi una riduzione delle piogge in questi anni.
e in generale su tutto il territorio nazionale una riduzione dell'indice di umidità, il che comporta una difficoltà del terreno a fronte di eventi climatici estremi, quindi anche di piogge, nubifragi eccetera, l'incapacità del terreno di trattenere l'acqua, e vedete anche l'aumento degli eventi che vanno dalla siccità a invece a tornadi, nubifragi, grandinate di cui siamo ormai sempre più protagonisti e spettatori. Bene, dopo questa introduzione che quindi mi auguro abbia dato un po' gli spunti per ragionare insieme ai nostri ospiti, ve li presento, vado in ordine alfabetico, poi durante la tavola rotonda faremo due giri di tavolo. Il primo è Marco Blazina, dirigente depurazione tutela ambientale e impianto acque reflue di MM. Buongiorno. Enrico Boerci, presidente di Brianza Acque. Elodia Gagliese, responsabile sostenibilità di Acquedotto Pugliese. Buonasera. Giuseppina Gualtieri, che in realtà viene sostituita da Alice Molta, Giuseppina è presidente impronta etica, ma Alice Molta la sostituirà in caso, perché non è stato possibile raggiungerci in presenza, ma appunto rappresenta impronta etica, e poi Eleonora Santoro, Head of Innovation and ESG di Rekip. Buon pomeriggio a tutti. Allora, come vi dicevo, faremo due giri di tavolo e vorrei iniziare dal presidente Boerci, quindi vorrei iniziare da un utility che è dedicata, perché gestisce il servizio idrico integrato per i 55 comuni soci della provincia di Monza e Brianza, ed è oggi tra l'altro tra i primi 15 operatori italiani del settore, e si occupa dell'intera filiera del servizio idrico, quindi acquedotto, fognatura e depurazione. Dunque, presidente Boerci, abbiamo visto come il tema delle infrastrutture sia centrale per intervenire su questa importante risorsa da salvaguardare. Quindi quali investimenti in infrastrutture e innovazione state realizzando o avete anche previsto nei prossimi anni? Pensiamo ai fondi del PNRR, no? Che state, su cui state lavorando, che hanno appunto l'obiettivo di ridurre lo spreco idrico. Buongiorno a tutti, grazie Cristiana. Come Brianza Acque noi siamo l'operatore del servizio idrico integrato nel territorio provinciale di Monza e Brianza, ci focalizziamo su due filoni, il primo tradizionale e il secondo più innovativo. Il primo tradizionale è quello: per evitare lo spreco occorre avere delle reti che siano manutenute e che non siano delle reti colabrodo. Abbiamo visto nelle slide precedenti qual è la dispersione idrica in Italia, stiamo parlando del 41%, qual è la dispersione idrica nord-est e nord-ovest, stiamo parlando del 33%, quindi decisamente inferiore rispetto alla media nazionale, ma comunque una percentuale ancora alta. E quindi noi cosa facciamo? Abbiamo intercettato dei fondi nel PNRR, in particolar modo 50 milioni finalizzati proprio a limitare la dispersione idrica, al quale abbiamo aggiunto 10 milioni di tariffa, e siamo intervenuti in maniera tradizionale, cioè sostituendo interi tratti di rete, quelle che ovviamente erano le più ammalorate, quelle che avevano una dispersione maggiore, sostituendo molti contatori, rendendoli contatori smart, quindi con la possibilità di avere un controllo in tempo reale di quelli che sono i consumi e di quelle che sono le portate. Ne abbiamo sostituiti 78.000, è pari a quasi il 40% del patrimonio dei nostri contatori, e poi abbiamo digitalizzato tutto il nostro acquedotto, e in prospettiva l'idea dell'innovazione tecnologica è utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera predittiva per regolare potenza, portata rispetto a quelli che sono i consumi reali che monitoreremo in costanza, e quindi riuscire a risparmiare in energia e soprattutto risparmiare in acqua emunta, trattata e poi immessa nelle condotte. E poi c'è un filone più innovativo, c'è l'innovazione tecnologica, ma c'è anche l'innovazione culturale. Dove si spreca tanta acqua? Si spreca quando ci sono piogge più o meno copiose, e quando quest'acqua di pioggia, invece che penetrare nel terreno, scivola sulle strade, entra nei condotti fognari e arriva al depuratore. Tra l'altro noi viviamo nella provincia, è la seconda, la terza provincia più urbanizzata d'Italia, quindi con un terreno assolutamente impermeabile. Ecco, come azienda abbiamo cercato di
partire dal problema. Il problema è il cambiamento climatico, le bombe d'acqua, l'allagamento dei nostri centri storici e di paesi, e trasformarlo in un'opportunità. Quindi l'acqua va trattenuta per evitare che arrivi in fognatura e poi al depuratore, e quest'acqua debba essere bypassata e quindi buttata direttamente a fiume, ma quest'acqua bisogna trattenerla. E quindi abbiamo pensato, come fanno un po' tutte le aziende, di realizzare quelle volanizzazioni scatolari in cemento armato sotto il livello stradale. Ma siccome noi abbiamo un territorio particolarmente urbanizzato, ma abbiamo anche delle zone verdi, abbiamo pensato di utilizzare parte del nostro patrimonio, quindi le aree verdi, modellandole e quindi creando degli invasi naturali che servono per trattenere l'acqua quando piove, e quando non piove diventano dei luoghi di socializzazione. Quest'acqua poi in parte viene rimessa nel condotto fognario, in parte penetra nel terreno e quindi va a rimpinguare la falda. Questo tenendo insieme quindi la risoluzione di un problema e lo sfruttare un'opportunità del territorio e quindi del terreno, ma anche un tema di socializzazione. L'aspetto dell'innovazione culturale passa anche attraverso la modifica delle città così come le conosciamo, asfalto e cemento. Questa è la ragione per la quale ormai da diversi anni noi stiamo intervenendo, grazie al sostegno di Regione Lombardia, che finanzia e ha finanziato diversi interventi, con creazione di SUZ, che è un acronimo molto brutto ma che diciamo sta a identificare quegli interventi di rigenerazione urbana. Abbiamo realizzato il SAS più lungo d'Italia, 1 chilometro, in un comune della nostra provincia. Abbiamo realizzato vari altri interventi in alcuni comuni, ma siccome l'innovazione, come dicevo, è culturale, insieme ai nostri comuni abbiamo deciso di creare un master plan su tutti i comuni, quindi con una visione d'insieme. Noi gestiamo 55 comuni, e quindi individuare comune per comune quelle zone che possono essere trasformate e quindi passare dall'essere una zona di cemento asfalto a una zona umida. Questo per prevenire i cambiamenti climatici e poi per ritornare acqua buona in falda. Grazie Presidente, su quest'ultimo tema torneremo anche nel secondo giro di domande. Adesso vorrei passare la parola per alternare anche i punti di osservazione e valorizzare appunto l'approccio multi-stakeholder. Vorrei passare la parola a Eleonora Santoro, Head of Innovation and ESG di Rekip, che è il primo gruppo in Italia sull'Integrated Facility Management, che offre servizi di supporto a edifici, persone e città. Una realtà internazionale con 80 anni di storia e 28.000 persone, giusto per dare una breve introduzione. Le faccio una domanda, naturalmente poi le chiedo anche una breve presentazione anche della sua realtà, che io ho sintetizzato estremamente. Ecco, Rekip si distingue perché ha varato un vero e proprio piano chiamato Keep Blue, un piano di sviluppo sostenibile per la tutela della risorsa idrica. Ce lo vuole raccontare, oltre appunto a introdurci Rekip come realtà? Grazie. Grazie mille dottoressa Rogate. Parto appunto da una breve presentazione di chi è Rekip, cosa facciamo. Noi siamo appunto leader italiano nell'Integrated Facility Management, il termine tecnico della gestione integrata ai servizi agli edifici, in particolare per i nostri clienti che riguardano soprattutto la pubblica amministrazione. Eroghiamo attività di sanificazione ambientale, manutenzione, ma anche efficientamento energetico, e con alcune controllate del gruppo anche attività molto verticali, come per esempio la lavanderia per tessili ospedalieri. Capirete bene che quindi con questo ventaglio di attività che eseguiamo, l'acqua ha proprio a che fare con noi, con i nostri servizi, e proprio questo ragionamento è stato lo spunto per aumentare, per dar voce alla sensibilità sull'utilizzo di questa risorsa, che poi ha dato vita al piano appunto Keep Blue. Keep Blue è un piano che è nato nel 2023, è stato ispirato da un progetto inizialmente patrocinato dalla città metropolitana di Bologna, in cui Rekip ha aderito come azienda, lanciando una sfida a dei giovani ricercatori e studenti proprio sul cercare di portare l'economia circolare nei servizi di cleaning. E questo connubio di visioni esterne appunto da questi studenti, che non avevano il background di facility management come il nostro e il nostro know-how tecnico, ha fatto sì che emergessero dei prototipi di soluzioni che possano
andare a ridurre l'impronta idrica dei nostri stessi servizi. Quindi diciamo che la prima attività di Keep Blue riguarda proprio noi stessi, quindi le attività che abbiamo, su cui possiamo agire direttamente. Poi il secondo passo è stato l'adesione al pledge dell'acqua. Il pledge dell'acqua di impronta etica, che sicuramente sarà presentato in seguito, è di fatto un manifesto di intenti di aziende del territorio emiliano-romagnolo che sono appunto sensibili a questa risorsa. E quindi di fatto il secondo passo per noi, appunto, che è seconda pietra miliare di Keep Blue, è riguarda la collaborazione e la rete con le imprese, che è sicuramente importante. Infine abbiamo immaginato invece di cercare di traguardare oltre queste attività, quello che possiamo fare anche per la comunità in un senso più ampio, e abbiamo avviato la partnership con Ogire. Ogire è una startup con sede a Genova che ha come missione la salvaguardia degli oceani, che è appunto il tema della seguente tavola rotonda. Perché ci siamo impegnati con questa realtà? Perché appunto volevamo avere un impatto anche oltre quello che sono le nostre sfere d'azione dirette, e ci siamo impegnati per il prossimo biennio, quindi entro la primavera del 2026, a contribuire ovviamente alla raccolta di 10.000 kg di rifiuti marini, in particolare plastici, che Ogire, tramite appunto la sua rete, raccoglierà sia in Brasile che in Indonesia, ma anche nel Mediterraneo. Quindi diciamo, in sintesi, il piano Keep Blue vuole essere appunto, vuole avere un ventaglio di impegno sia diretto per noi stessi che con il territorio, che con la comunità, insomma fare la nostra parte. Molto bene, rappresenta perfettamente quell'azione di sistema che ispira di fatto ed è trasversale a tutte le tematiche di sostenibilità, che come ricordo non è limitata solo alla CSR, no? La Corporate Social Responsibility, ma appunto riguarda proprio un nuovo modello di sviluppo. Abbiamo citato impronta etica e quindi passo la parola ad Alice Molta e presento brevemente impronta etica. Tra l'altro io conosco da molti molti anni, visto che abbiamo iniziato a occuparci tanti anni fa di queste tematiche, e quindi è un'associazione non profit, infatti nasce nel 2001 dalla volontà di un piccolo gruppo di imprese di promuovere la sostenibilità come parte integrale della strategia aziendale in Emilia Romagna. È oggi punto di riferimento per l'innovazione sostenibile delle imprese sul territorio e non. Allora, ci racconta questo patto per l'acqua, quali sono i suoi obiettivi, le finalità? Grazie. Certo, grazie mille. E buon pomeriggio a tutti e a tutte, io sono Alice Molta, project manager appunto di Impronta Etica. Faccio giusto una parentesi su chi è appunto Impronta Etica, anche se è già stato spiegato molto bene. Appunto Impronta Etica è un'associazione no profit che si occupa di promuovere la sostenibilità, abbiamo sede a Bologna. Quello che facciamo sono praticamente quattro attività. La prima attività è erogare dei servizi alle nostre imprese associate in base alle loro esigenze, per poi creare anche dei momenti di scambio sia tra le nostre imprese associate ma anche all'interno di altri network all'interno del quale noi siamo inserite. Poi abbiamo un'attività di progettazione e di ricerca, e infine cerchiamo di portare sempre di più la nostra voce all'interno del contesto con proprio un'attività di posizionamento a advocacy. Diciamo che appunto l'attività all'interno del quale si inserisce il pledge sull'acqua è un'attività di progettazione e di scambio allo stesso tempo tra i nostri associati. Tutto è nato nel 2023, quindi in realtà un anno fa, dove sostanzialmente abbiamo organizzato un incontro tra i nostri vertici aziendali. Non l'ho detto, le nostre imprese associate sono in questo momento 37 e appunto abbiamo raggruppato i nostri vertici e abbiamo chiesto loro quale fosse l'esigenza in quel momento, ed è emerso come prioritario quella volontà di lavorare in gruppo, lavorare in rete, scambiarsi buone pratiche per affrontare diciamo una sfida. In quel momento la regione Emilia-Romagna viveva una crisi di siccità citata prima molto importante, e poi come sappiamo tutti poi siamo stati seguiti da un'alluvione e ancora adesso viviamo questo momento tragico di crisi idrica. Quindi ci è sembrato anche un po' spontaneo
scontato affrontare il tema dell'acqua, e per questo motivo è nato proprio il Pledge sull'acqua, che è un'iniziativa di impronta etica che portiamo avanti insieme a SCS Consulting, che è nostra impresa socia e apporta proprio i contenuti, la professionalità che sempre porta SCS. E insieme stiamo costruendo proprio un patto formale all'interno del quale aderiscono 15 imprese. Anche questo è un risultato che noi siamo molto soddisfatte di aver raggiunto. E lo scopo è un po' duplice. Il primo è quello di permettere un grande confronto e uno scambio tra le nostre imprese. E l'altro aspetto è che caratterizza il pledge è la concretezza. Perché ogni impresa si impegna su questa tematica a raggiungere un determinato obiettivo. Ovviamente queste 15 imprese che partecipano al pledge hanno dei business completamente molto diversi anche tra di loro. C'è chi ha l'acqua all'interno del loro core business, quindi come obiettivo si è posto quello di ridurre ad esempio gli sprechi o i consumi idrici, e invece altre imprese che non hanno direttamente nel loro core business l'acqua, la risorsa idrica. Però piano piano abbiamo scoperto che effettivamente questa è una risorsa che tutti noi utilizziamo e quindi tutti noi abbiamo, su cui abbiamo un impatto. E quindi ognuno ha identificato, sta identificando perlomeno, un obiettivo da raggiungere. E questo appunto può essere direttamente impattante sulla impresa o sulla risorsa idrica, oppure ancora può essere un'attività di formazione, di sensibilizzazione dei propri stakeholder, in modo particolare i propri dipendenti, oppure ad esempio ancora un coinvolgimento della propria catena del valore. Sappiamo che oggi sostenibilità non è più solo fatta all'interno dell'organizzazione, ma anche all'interno della propria catena del valore, e quindi serve sempre più portare, sempre più necessario portare dietro, diciamo, i fornitori, se non addirittura anche i clienti. Questi sono un po' gli obiettivi, ovviamente sono molto diversificati, come vi dicevo, in base all'impresa a cui, il settore a cui le imprese appartengono. I primi mesi ci siamo occupati di costruire il nocciolo duro di questa attività, di costruire, creare proprio un patto, il patto formale, e ultimamente, nell'ultimo anno, stiamo organizzando proprio dei seminari, degli incontri in cui c'è un forte appunto scambio tra le nostre imprese associate. Poi so che dopo vado più nel dettaglio delle attività. Benissimo, grazie, perfetto. Poi farò un recap di alcuni dei concetti che sono emersi da questi interessanti spunti. Adesso lascio la parola ad Elodia Gagliese, quindi torno nel mondo delle utility, responsabile sostenibilità di Acquedotto Pugliese S.p.A., utility tra le maggiori realtà del servizio idrico integrato in Italia, che fornisce i suoi servizi su tutto il territorio pugliese, dal Gargano fino a Santa Maria dei Leuca, oltre che in alcuni comuni della Campania anche, e che sappiamo è nata con una grande sfida, no? Rispetto lo stesso acquedotto. Quindi, come sempre, dopo una breve presentazione di questa realtà e di come è nata, che è veramente affascinante, chiedo a Elodie quali sono gli investimenti in infrastrutture e innovazione che state portando avanti o avete intenzione di portare avanti per ridurre lo spreco idrico. Grazie. Sì, grazie. Come dicevi, Acquedotto Pugliese nasce da una grande sfida, cioè quella di dare acqua a una regione che, per quella che è la sua conformazione idrogeologica, non ce l'ha. Quindi, diciamo, oggi, come dicevi tu giustamente, noi gestiamo il servizio idrico integrato in tutta la Puglia, in 12 abitati della Campania, e forniamo anche risorsa in subdistribuzione alla Basilicata. E lo facciamo attraverso una infrastruttura estremamente complessa. Gestiamo 20.000 chilometri di rete idrica, di cui 5.000 solo di grande adduzione, e ci approvvigioniamo da una molteplicità di fonti, proprio perché le nostre fonti sono costituite solo dai pozzi che sono presenti nella penisola salentina e che coprono appena il 13% del fabbisogno. La maggior parte della risorsa la preleviamo da 5 invasi che sono distribuiti su 3 regioni, infatti gestiamo 5 impianti di potabilizzazione, e ci approvvigioniamo anche da sorgenti che sono presenti sul territorio campano. Quindi
Un aspetto fondamentale qual è? Che i cambiamenti climatici in atto che noi stiamo vivendo costituiscono una minaccia concreta al sistema di approvvigionamento idrico per la Puglia e per tutti i territori serviti. Quindi un progetto innovativo che stiamo portando avanti e di cui mi piace parlarvi è un progetto che abbiamo definito progetto Climate Change, che stiamo conducendo in collaborazione con CMCC, che è il Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. In sostanza l'idea fondamentale è quella di avere una mappatura di quelli che sono i rischi climatici. Il progetto ha visto a fine 2023 la conclusione della prima fase, che sostanzialmente ha consentito di effettuare una valutazione delle variazioni climatiche e una valutazione qualitativa degli impatti di queste variazioni climatiche sul nostro sistema di approvvigionamento. La seconda fase, che è in corso ovviamente questo con le nostre strutture tecniche, sostanzialmente prevede la valutazione invece quantitativa di quelli che saranno gli impatti dei cambiamenti climatici e quindi dei rischi che che potranno essere presenti sul nostro sistema di approvvigionamento. Quindi questo progetto per noi è fondamentale perché sostanzialmente ci consentirà nel futuro, quando avremo completato il progetto, di orientare anche un po' quelle che sono le strategie aziendali per rendere il nostro sistema maggiormente resiliente ai cambiamenti climatici. Uno sforzo in questo senso lo stiamo facendo in particolare anche con la depurazione, o meglio con il riutilizzo delle acque reflue affinate in agricoltura. Questo non solo in un'ottica di economia circolare, ma anche per appunto liberare risorsa potabile e far sì che in agricoltura venga riutilizzata risorsa altrettanto pregiata che può essere utilizzata in questo ambito. È importante sottolineare che noi gestiamo 185 impianti di depurazione. Al momento sono attivi solo 6 impianti di affinamento che quest'anno però hanno erogato oltre 1.300.000 metri cubi di acqua, quindi abbiamo raddoppiato la quantità di acqua reflua affinata consegnata in agricoltura. Abbiamo 15 impianti che sono già pronti a licenziare risorsa e ne sono previsti al 2027 altri 45. Quindi stiamo prevedendo tutta una serie di investimenti in questa direzione. Perfetto, grazie mille. Passiamo adesso la parola a Marco Blasina, dirigente depurazione, tutela ambientale e impianti acque di MM SPA. MM è nata nel 1955 come una delle più grandi imprese di engineering per progettare la linea della metropolitana della città di Milano ed è diventata oggi una delle più grandi e diversificate società non solo di ingegneria ma di cura della città, no? Questo è proprio il vostro progetto, di avere sempre più servizi che concentrano nella vostra realtà appunto un soggetto che cura non solo infrastrutture, grandi opere, dalla progettazione fino alle reti e servizi, ma anche una serie di attività che vanno dal verde agli edifici. Ma stiamo adesso sul servizio idrico e quindi le faccio la stessa domanda, no? Quali investimenti e innovazioni prevedete per risparmiare e tutelare la risorsa idrica in una città come Milano? Sì, buongiorno. Appunto, stando sul servizio idrico, Milano e MM abbiamo come gestione tutto il ciclo, anche noi, quindi dall'approvvigionamento potabile, la distribuzione, fognatura e depurazione, e nonché affinamento e riuso irriguo. Cosa su cui magari poi mi soffermo, perché Milano è spesso vista soprattutto all'estero per eccellenze come la Bocconi, quindi economia, come la Fashion Week, ma abbiamo anche una vasta fascia di territorio verde e agricola.
Beh, visti i numeri che lei ha proiettato all'inizio, prima informazione, Milano, siamo nella fascia buona, diciamo, di quelle percentuali di perdite, perché l'ultimo dato siamo attorno all'11,8%, quindi rispetto a un 25 europeo, diciamo che siamo alla metà circa. Questo grazie a che cosa? Grazie a molti investimenti fatti nel passato, molti investimenti e innovazioni che comunque stiamo portando avanti anche in questi anni. Primo fra tutti un sistema di smart metering che è molto diffuso, copriamo circa il 98% delle utenze, sulla parte potabile sto parlando, dei sistemi innovativi di controllo avanzato del processo di trattamento dell'acqua e di distribuzione, che quindi può garantire delle fasce e una distribuzione in accordo a quelle che sono le esigenze in quel momento specifico, quindi modifica delle pressioni durante la notte per esempio, ma anche modifica delle pressioni nella fascia nord e sud di Milano. Tutti pensano che Milano sia completamente in pianura, in realtà c'è una piccola differenza fra nord e sud. Ecco, l'approccio di MM è però non solo volto alla parte potabile, vogliamo un approccio che sia omnicomprensivo a tutto il servizio idrico e un approccio alla sostenibilità che non è ormai, direi ormai, solo legato alla parte di efficientamento sugli sprechi e sull'utilizzo della risorsa, ma che è più a 360 gradi e che vuole andare un pochino a traguardare quella neutralità e quella sostenibilità di tutta l'azienda, di tutto il servizio idrico. Questo in che cosa si traduce? Si traduce in svariati ambiti di intervento che passano anche dalla fognatura, vi cito uno su tutti, uno dei progetti molto interessanti di recupero di calore dalla rete di fognatura per fare climatizzazione dell'Agenzia del Demanio qui a Milano, quindi sarà uno dei più grandi applicazioni in Italia, in Europa ce ne sono già altre. Vi cito per esempio sempre sul recupero di calore un'idea molto interessante e che è una sinergia fatta fra noi come gestore del servizio idrico e A2A Calore Servizi come gestore della rete di teleriscaldamento, in cui noi mettiamo a disposizione il calore dell'acqua potabile prima che arrivi nelle vostre case in combinazione con delle centrali di cogenerazione di A2A, e quindi una parte del calore dell'acqua finisce in teleriscaldamento in calore per la rete di A2A. Sulla rete fognatura vi ho detto, passando alla depurazione, ecco lì la sostenibilità e l'economia circolare amplia un po' l'orizzonte, però trovano la massima espressione secondo me, perché appunto l'anno scorso abbiamo fornito 75 milioni di metri cubi a scopo irriguo, quindi ai consorzi irrigui della fascia sud del comune di Milano, che è il Parco Agricolo Sud Milano, e abbiamo, diciamo, un programma di investimenti che porta, abbiamo già installato circa un gigawattora di produzione da fonti rinnovabili nei prossimi anni, quindi negli investimenti fino al 2029 abbiamo in programma di arrivare a coprire grossa parte dei nostri consumi energetici. Questo perché innanzitutto perché ci piace il lavoro che facciamo, direi, e la sostenibilità ne è parte fondante. In secondo luogo perché ci sono varie direttive europee, c'è la tassonomia europea, ci sono sicuramente anche delle spinte della direttiva, delle regolamentazioni regionali che portano ad essere neutrali nel lavoro che facciamo, neutrali a livello di impatto, neutrali a livello di energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata nei nostri impianti. Se ho ancora un attimo sempre sulla depurazione, vi cito un paio di progetti che stiamo portando avanti, a mio avviso molto interessanti, che sono abbastanza innovativi perché non ancora visti sul territorio nazionale, che sono recuperare energia e materia dai fanghi, quindi in particolare la parte di energia significa trasformare i fanghi in biocarbone e da essi tirare fuori un gas che può generare poi energia elettrica da fonti rinnovabili e lasciare una materia che nel caso di un impianto che abbiamo già installato alle porte di Milano, al depuratore delle porte di Milano, sono ceneri che possono essere utilizzate e sono utilizzate per fare bioplastiche e biopolimeri. Quindi a dire
dalla fognatura di Milano veramente recuperiamo tutto, le acque finiscono in agricoltura e i residui invece finiscono valorizzati o energeticamente o come materie. Molto bene, intanto ringrazio tutti i nostri relatori perché il tema, come sappiamo, rischia di avere delle derive tecniche di difficile comprensione ai non addetti ai lavori, e sappiamo bene che questo salone da sempre ha l'obiettivo di rendere il più possibile chiaro al largo pubblico l'impegno per la sostenibilità delle diverse aziende. Devo dire che in questo senso sottolineo come in quasi tutti gli interventi non sono mai stati dati solo dei dati, ma anche degli indicatori, no? I 78.000 contatori smart o i litri di risorsa recuperata alla potabilizzazione sono sempre stati riportati a degli indicatori, no? Il 40% di tutti i nostri contatori, diceva Brianzacque, il raddoppio della capacità di portare, di salvare e tutelare l'acqua potabile, quindi la capacità di restituire una misurazione concreta ma anche chiara e dotata di senso per gli stakeholder. Abbiamo visto come la digitalizzazione, lo diciamo sempre, sia effettivamente un fattore abilitante della sostenibilità, sia un eccezionale strumento per uno strumento, ricordiamo, ecco, non fine a se stesso, per aiutare questo elemento, sostenendo anche quel forward looking, no? Così richiesto anche alle imprese dalla stessa normativa europea, quindi quella capacità predittiva, no? Che certamente su cui ci possono aiutare, ci può aiutare l'intelligenza artificiale. Ma abbiamo visto anche dagli altri interventi come sia fondamentale, ci sia una domanda di lavorare in rete, di scambiare, di comunicare, di mettere in connessione realtà per affrontare quella che è una sfida epocale, è veramente una transizione da un modello di sviluppo all'altro che quindi richiede di stringere, no, le relazioni in chiave di apprendimento reciproco e anche di dialogo. E vediamo come poi il tema dell'acqua ha portato con sé parlare di plastica, di oceani, di economia circolare e quindi proprio come l'interconnessione tra i temi della sostenibilità, come ci dimostra l'agenda 2030 ONU, sia inscindibile tra le varie dimensioni. Bene, ora l'ultima domanda per i nostri relatori riguarda proprio il tema della corresponsabilità, no? Abbiamo visto che una gestione sostenibile dipende anche da abitudini e comportamenti consolidati fino a quelli dei singoli cittadini e quindi chiedo a tutti voi quali strumenti avete adottato per sensibilizzare e formare community interna, stakeholder, fino ai cittadini per chi ci arriva naturalmente. Riprendo quindi il giro dal presidente Boerci di Brianzacque, grazie. Avete un po' meno di 5 minuti a testa e siamo perfetti, 4 minuti. Allora ne occupo uno per sottolineare un elemento che per noi è un valore. Abbiamo sentito Acquedotto Pugliese, abbiamo sentito Metropolitana Milanese, abbiamo sentito Brianzacque, sono tre realtà pubbliche. Gestire una risorsa così importante, fatto bene, con efficienza, con profitto, da aziende pubbliche, la dice lunga sul fatto che forse abbiamo una fortuna in questa grande nazione di avere delle grandi imprese private, ma anche il pubblico, laddove è ben gestito, ottiene dei risultati che sono particolarmente significativi in innovazione, sviluppo e ricaduta di servizi nei confronti dei cittadini. Perfettamente d'accordo. Piccoli grandi gesti ed esempi. I nostri soci ci chiedono, oltre a fare la manutenzione routinaria delle reti degli impianti, di cercare di valorizzare quella che è la risorsa e soprattutto far capire che è una risorsa che noi diamo un po' per scontata perché ci basta aprire il rubinetto e l'acqua arriva, ma anche nella ricca Brianza noi abbiamo delle zone dove nel periodo primaverile e estivo la pressione non è poi così garantita e quindi una massima attenzione. E a chi ci dobbiamo rivolgere, diciamo, per impostare una cultura dell'oggi e soprattutto del domani, alle nuove generazioni? Questa è la ragione per la quale come azienda noi entriamo nelle scuole e quindi cerchiamo di raccontare ai ragazzi che sono delle spugne e che ci battono in coerenza, perché noi spieghiamo come non sprecare l'acqua e loro ci insegnano
perché gli adulti sono un po' incoerenti e invece loro sono molto puntuali. Fatto con le lezioni, ma fatto anche con un sistema che cerca di avvicinarli, ovviamente stiamo parlando in particolar modo delle elementari, con una collana di fumetti per avvicinarli in maniera, diciamo, semplice e immediata alla lettura e ai concetti. E poi azioni rivolte all'intera cittadinanza. Noi gestiamo 55 comuni, abbiamo dislocato in questi 55 comuni 106 casette dell'acqua. Nella slide tra le prime era riportato una percentuale, il 29% dei cittadini non si fida dell'acqua potabile. Questo è il bicchiere mezzo pieno, il 71% però o è agnostico oppure si fida. E in Brianza noi ormai sono anni che riscontriamo un consumo costante ogni anno di prelievo alle casette dalle casette dell'acqua, acqua naturale, acqua gasata. Nel periodo di Covid l'abbiamo rese gratuite, ma non la prendevano perché è gratuita, perché se è gratuita tu la prendi la prima volta, ma se non ti piace la seconda volta non la prendi più e torni al supermercato. E quindi questo è un approccio che ci dice che se alle persone spieghi qual è il valore della risorsa, spieghi che le aziende pubbliche questa risorsa la controllano puntualmente e soprattutto in maniera trasparente ogni mese mettono nei propri siti internet quelle che sono le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua che viene prelevata e dell'acqua che viene consumata. Un altro strumento meraviglioso è lo sport. Noi promuoviamo moltissime iniziative sportive e laddove promuoviamo le iniziative sportive chiediamo che non venga utilizzata acqua in plastica usa e getta, ma perché crea rifiuto, ma venga utilizzata acqua di rete e acqua potabile. E poi gli esempi. Noi abbiamo una grande fortuna in questa nostra piccola provincia di avere una squadra di calcio in Serie A, il Monza, e il Monza, come tutte le squadre professionistiche, ha il proprio centro di allenamento e nel centro di allenamento ci sono moltissimi campi. Ecco, non so se sia il primo, non so se sia l'unico, certamente tra i pochi centri sportivi di squadre professionistiche che non utilizza acqua potabile per irrigare i campi, ma utilizza acqua di prima falda. Noi abbiamo realizzato un pozzo di prima falda e con quella risorsa vengono irrigati i campi. E poi abbiamo la fortuna anche di avere due squadre di pallavolo in Serie A, sia quella maschile sia quella femminile. Ovviamente le campionesse sono un esempio, a noi interessano i ragazzi, questa è la ragione per la quale abbiamo dislocato degli erogatori in foresteria dove vengono i ragazzi anche stranieri per giocare nelle squadre giovanili, ma anche l'esempio è importante e ogni volta che c'è una partita di Serie A e viene ripresa dalle televisioni appare il nostro slogan acqua pubblica e sai cosa bevi, riprendendo una canzone di un grandissimo cantante, ma che dà il senso di come sia importante valorizzare questa risorsa, perché è una risorsa buona, è l'acqua di Brianza, ma come l'acqua delle altre regioni è un'acqua oligominerale che dal punto di vista organolettico e chimico-fisico non è certo inferiore rispetto alle acque in bottiglia. E poi ci sono altre iniziative culturali che hanno anche diciamo un elemento non solo di territorialità ma di internazionalità. Noi abbiamo la gara di Formula 1 e quindi in autodromo, grazie alla collaborazione con l'autodromo, per il secondo anno abbiamo casette dell'acqua alle quali i tifosi si possono approvvigionare e banchi tipo quelli dove si spilla la birra, non si spilla la birra ma ci si può rifornire di buona acqua, anche questo per dare quel senso che i nostri territori sono territori preziosi e anche quando i tifosi da tutto il mondo vengono non sono costretti a comprare l'acqua in plastica ma possono tranquillamente bere l'acqua del nostro territorio. E poi iniziative culturali come il Festival del Parco, noi abbiamo il Parco Cintato più grande d'Europa, un festival meraviglioso e anche all'interno di quel festival si beve acqua di rete, piuttosto che in Brianza ci sono le Ville di Delizia e quindi noi abbiamo una splendida iniziativa Ville Aperte in due momenti dell'anno e anche in quell'iniziativa noi non abbiamo come gestore una Villa di Delizia ma abbiamo non 180, abbiamo due depuratori, uno grande e uno più piccolo, ma li facciamo visitare proprio per far capire qual è
il lavoro che sta dietro anche a un elemento qualificante come la valorizzazione della depurazione delle acque per renderla ai nostri fiumi assolutamente rispettose di quelli che sono i parametri che pone la Regione Lombardia, che sono parametri che sono più restrittivi anche rispetto alle altre regioni. Questo la dice lunga dell'attività che fanno le aziende pubbliche in Lombardia, che hanno deciso di fare rete un po' come avete deciso di fare voi. Tutte le 12 realtà pubbliche hanno deciso di creare una rete Water Alliance per scambiarsi le buone pratiche e soprattutto per crescere, perché questo è un mondo nel quale, proprio vedendo quello che fanno i gestori vicino a te, riesci a crescere anche nella capacità di dare dei servizi efficienti ai nostri cittadini. Bene, grazie per gli esempi che hanno proprio dimostrato come si possa toccare una pluralità di stakeholder su un territorio, anche non del territorio, come per esempio i turisti. Passiamo a Eleonora Santoro, quindi il progetto Keep Glue, che in qualche modo appunto racchiude questa attenzione. In che modo avete coinvolto la community interna, gli stakeholder, e quali sono magari soggetti che sarebbe importante coinvolgere nel futuro? Parto dallo stakeholder per l'eccellenza, quindi i clienti. Su questo c'è da fare una piccola premessa, perché nel nostro campo, appunto, l'erogazione di servizi, noi agiamo in immobili che non sono di nostra proprietà, quindi diciamo che la nostra missione, la nostra responsabilità risiede anche nel sensibilizzare i nostri clienti per far sì che, come diceva il dottor Boerci, non sia data per scontato questa risorsa. Quindi le soluzioni prototipali che menzionavo nel precedente intervento sono state portate avanti, sono adesso ad uno studio di fattibilità molto avanzato. Abbiamo investito di più perché ovviamente anche per noi innovazione, che è proprio la struttura appunto di cui mi occupo io, deve andare di pari passo con la sostenibilità e si devono abilitare l'una all'altra, e speriamo, insomma, auspichiamo di poter applicare veramente nel prossimo futuro queste soluzioni che possono andare a ridurre l'impatto dell'impronta idrica dei nostri servizi. Per fare un esempio concreto, visto che si parlava anche prima di irrigazione, nella manutenzione del verde ci piacerebbe appunto riutilizzare quella che magari è l'acqua piovana, con delle soluzioni ovviamente di depurazione, per l'erogazione dei servizi di irrigazione della parte del verde. Parlando invece della community interna, da anni c'è il nostro un'attività di formazione specialistica sui temi della sostenibilità che chiamiamo Reiki Beyond, una serie di incontri di formazione in cui i colleghi vengono allo stesso tempo formati sul tema della sostenibilità, ma gli viene posto loro anche proprio una richiesta di collaborare, aiutare la funzione Innovation SG, ma anche in generale aiutare il top management a individuare quelle che sono le prossime azioni da portare avanti. L'anno scorso abbiamo lavorato sulla catena del valore, che è stata citata prima. Quest'anno, per esempio, abbiamo svolto un'attività di team building in Liguria, grazie anche appunto alla partnership con Ogier, che ha fatto sì che questa giornata sia stata dedicata ad aumentare la consapevolezza e le competenze su quello che è l'impatto dei rifiuti sulle spiagge e sui mari, perché sostenibilità idrica è sì anche ridurre l'utilizzo della risorsa acqua, ma anche non inquinarla. Quindi abbiamo cercato di attuare anche questo meccanismo di sensibilizzazione. Rispetto ai cittadini, diciamo che noi non riusciamo sempre ad arrivare col nostro core business direttamente a loro, ma ci auspichiamo, magari anche attraverso il tavolo appunto del pledge dell'acqua, di sviluppare nei prossimi mesi quello che può essere un incontro aperto anche sul territorio, per andare appunto a ragionare in logica di sistema e far sì che questo tipo di attività non sia solo sulle aziende promotrici di questa esperienza, ma che possa andare davvero a creare delle pratiche, buone pratiche sul territorio, e magari anche dei progetti in questo senso. Bene, molto interessante anche il tema della coprogettazione con gli interni, no? Naturalmente, diciamo, due temi mi sento di sottolineare: la coprogettazione con gli interni, che ti permette veramente di costruire una convergenza strategica e di chiarire il contributo di ciascuno, portandoli quindi a bordo su questi cambiamenti fondamentali, e dall'altra parte una grande sfida, che è quella della corresponsabilità con soggetti su cui non abbiamo leve, diciamo, gerarchiche, anzi il cliente per definizione è lui che ha rispetto al fornitore una serie di leve, per cui l'importanza della sensibilizzazione, ma anche di testimonianza
testimonianze, come possono essere proprio quelle di andare a raccogliere i rifiuti in un territorio tra l'altro che non è il vostro, no? Eleonora Santoro mi raccontava della gratitudine, no? Che i cittadini liguri dimostravano loro e dello stupore nel momento in cui si rendevano conto che questa task force di Rekip andava a raccogliere i rifiuti su un territorio che non era utilizzato direttamente da loro, no? Quindi con questa logica di interconnessione che è sempre buona, è alla base anche di questa coumanità che la sostenibilità, no, deve ricordare. Quindi ritorno da Impronta Etica sempre sul pregio dell'acqua, perché appunto il tema formazione, sensibilizzazione è importante. Abbiamo anche sentito come dire una richiesta, no, da parte di Rekip, quindi uno dei soci, di poter allargare questo pledge e la consapevolezza anche con momenti aperti a cittadini e con un coinvolgimento delle istituzioni, che mi spiace dire spesso risultano, no, essere non troppo presenti, se non grazie invece, no, all'azione di aziende pubbliche. Prego. Sì, grazie. E sì, quello che abbiamo fatto per adesso è, oltre vabbè, far firmare concretamente il patto, è organizzare questi incontri una volta ogni 2 o 3 mesi, all'interno del quale l'obiettivo era un po' duplice. Il primo era quello sempre di consolidare la rete e i nostri associati che partecipano al pledge, ma dall'altra è anche far conoscere, cioè portare delle conoscenze anche interne al pledge. Abbiamo fatto ad esempio un incontro in cui abbiamo chiamato diverse start-up che si occupano della risorsa idrica e in modo innovativo. E questo è stato anche un elemento di freschezza, se vogliamo, in cui abbiamo guardato sotto un'altra lente sempre lo stesso elemento. Allo stesso tempo vorremmo, nei prossimi mesi, insomma, pubblicheremo un report all'interno del quale non solo pubblicizzeremo, nel senso presenteremo l'iniziativa in sé, ma anche presenteremo le buone pratiche delle nostre imprese partecipanti, come appunto Rekip. Tutte le imprese partecipanti infatti hanno redatto questa scheda all'interno del quale raccontano cosa stanno già facendo e appunto pubblicheremo poi questo report. Poi, come citava benissimo Eleonora, nell'ultimo incontro è emersa questa esigenza appunto di costruire anche qualcosa veramente molto insieme, nel senso che ogni impresa ha un obiettivo e ok, benissimo, per questo partecipano all'interno del pledge, ma costruire qualcosa insieme è anche un momento di formazione da poi condividere con i vari stakeholder oppure andare direttamente appunto alle istituzioni, quindi diffondere sempre di più il verbo. Quindi diciamo che è un'iniziativa che è iniziata da poco più di un anno e siamo molto contenti, siamo molto soddisfatte e sicuramente ci saranno altri nuovi passi nei prossimi mesi, anni, insomma. Certo, è troppo presto per fare una valutazione d'impatto di questa iniziativa. Tra l'altro io, dopo questa tavola rotonda e quella della Blue Ocean, sarò all'evento dell'impatto, perché la misurazione dell'impatto è fondamentale, ma ci vuole tempo, quindi vi aspetteremo poi come partecipanti al premio impatto. Bene, passo la parola a Elodia Gagliese, chiedendo appunto anche nella tua realtà come coinvolgete i soggetti che sono corresponsabili insieme a voi, in particolare comunità, cittadini, imprese. Sì, allora prima però vorrei dare un altro numero, un altro dato, perché diciamo un po' per la premessa che ho fatto nel precedente intervento, la regione Puglia è quella che ha un consumo medio pro capite per abitante più basso in Italia, con 155 litri abitante giorno. Questo perché diciamo da sempre per noi la risorsa idrica è stata una risorsa preziosa. Per il resto diciamo sono diversi anni che conduciamo delle campagne che diciamo si sovrappongono un po' a quelle che raccontava il presidente Boerci, cioè collaboriamo molto con le scuole. L'ultima campagna che abbiamo lanciato, che è molto simpatica, è un decalogo di buone pratiche per un utilizzo corretto dell'acqua, e la decima la facciamo decidere alle scolaresche. Questa è una campagna voluta dalla Regione Puglia insieme ad Acquedotto con la sovrintendenza scolastica,
pugliese, e quindi poi il risultato, diciamo, di questa competizione sarà pubblicata attraverso i social, piuttosto che questa ancora un'altra campagna voluta dalla Regione Puglia con il contributo del professor Schettino, che è un divulgatore scientifico oltre che un professore universitario, che appunto sempre attraverso i canali social della Regione e di Acquedotto Pugliese pubblica delle clip con delle buone pratiche per il risparmio idrico e per un corretto utilizzo della risorsa idrica. Diciamo, sono molteplici le attività, soprattutto puntiamo molto sulle scuole, e infatti nell'aggiornamento anche del piano di sostenibilità, del piano strategico aziendale, stiamo prevedendo una campagna di divulgazione anche della funzione che Acquedotto Pugliese svolge all'interno della Regione Puglia, oltre che appunto per il tema del risparmio idrico. Benissimo, anche in questo caso mi è molto piaciuto il fatto di proporre 9 pratiche, di far scegliere la decima alle scolaresche, perché proprio questa logica di partecipazione, no? Di attivazione di un contributo consapevole da parte degli stakeholder è quello su cui dobbiamo maggiormente lavorare. Torno a lei, ingegner Blazina, proprio con la stessa domanda. No, avete una grande città, tanti stakeholder, li ha citati anche nel suo precedente intervento. Come li aiutate a modificare i comportamenti fondamentali? Sì, allora su Milano come MM abbiamo il punto focale che è la centrale dell'acqua di Piazza Diocleziano, che è il nostro, chiamiamolo, museo d'impresa. È una centrale dell'acqua potabile ristrutturata, ora non più in uso, dedicata a museo, dove accogliamo ovviamente scolaresche in primis, ma anche eventi vari, arte, spettacoli, piuttosto che anche seminari con focus proprio sul servizio idrico e sull'acqua. Tanto impegno per accogliere le scuole, tanto impegno per esempio per tenere aperti i 2 grossi depuratori della città, che sono dei veri e propri parchi industriali, sono aperti un giorno a settimana, quindi capite che la mole di persone che passano ogni anno è elevatissima, in primis anche lì ovviamente scuole di tutti gli ordini e gradi, moltissime università, ma anche aperte ai cittadini, perché comunque vogliamo far capire che cos'è il nostro lavoro, no? Ero a proposito ecco, vado avanti su questo, non solo la città di Milano, e anche per non ripetermi magari con le esperienze che hanno raccontato gli altri gestori, parto da quello che diceva il presidente di Milan Zacqua su Water Alliance come associazione fra le imprese in Lombardia. Ecco, queste stesse imprese sono anche presenti in associazioni europee, una è Acqua Pubblica Europea, che raggruppa i servizi idrici pubblici europei, con i quali abbiamo scambi, Water Erasmus, quindi scambi di esperienza fra i gestori pubblici europei, ed è importante scambiarsi le esperienze, è importante aprirsi al resto dell'Europa, ma anche ai paesi emergenti. Su questo, come MM, abbiamo attivi adesso almeno 3 progetti con ONG in paesi in via di sviluppo, quindi Mozambico in via di sviluppo, sì, Tunisia ormai lo direi sviluppato, Albania perché è in procinto di entrare in Europa, quindi c'è un bellissimo progetto per andare a tutelare il fiume Viosa, che è uno dei più lunghi fiumi naturali, anzi è il più lungo fiume naturale europeo, quindi si andrà ad agire in collaborazione con i gestori locali, per cui avere uno scambio. E badate bene, non è che portiamo solo conoscenza, torniamo a casa con della conoscenza acquisita, perché lo scambio è reciproco, è bidirezionale. Quindi ecco, tutte queste attività, vi lascio soltanto con un pensiero che mi ha colpito molto. Ultimo summit internazionale a Londra, tanti gestori, tanti operatori del settore, uno degli speaker bravissimo ci lascia con il compito di tornare a casa e spiegare che cos'è il nostro lavoro di servizio idrico a uno sconosciuto, così incontrato per strada o comunque.
Ed è incredibile perché dietro davvero, vi posso dire, c'è un mondo di tecnologia, c'è un mondo di innovazione, c'è un mondo di persone e anche di valori ovviamente che si portano sul territorio e oltre, ecco. Quindi mi ha colpito molto, l'ho fatto e ho portato a casa due visite extra di persone che poi hanno raggruppato e quindi sono voluti vedere i nostri impianti e a conoscere meglio qual è il nostro lavoro. Bene, grazie mille, perché sono stati interventi che non solo ci hanno, come dire, sottolineato l'importanza di un'azione di sistema, no? E di alleanze strategiche rispetto a un obiettivo comune, tra l'altro una risorsa che sappiamo essere particolarmente sentita, no? Dai cittadini, ma anche un'attenzione al territorio che si è sentito sia nel progetto di impronta etica che nelle parole di Acquedotto Pugliese, di MM, di Brianza Acque, no? Di Rikip, un'attenzione a un territorio che non sia solo la propria comunità, ma che sia proprio quel concetto di casa comune, no? Che accompagna l'idea della sostenibilità e del contributo che ciascuno deve dare, quindi un territorio che è extra ai confini della propria azienda è addirittura un territorio internazionale, no? Come ci ricorda MM in questo bel esempio. Del resto è anche molto importante, a proposito di territori, avere luoghi come la centrale dell'acqua o il museo che io ho visitato con grande piacere dell'acquedotto pugliese, dove veramente la storia racconta e aiuta a costruire un senso e un legame, perché alla fine la sostenibilità richiama anche elementi di affezione, di empatia degli esseri umani rispetto a madre natura, che non sarà un caso che si chiami madre natura, no? E quindi abbiamo bisogno veramente di diffondere e credere nella possibilità di produrre impatti positivi di fronte a problemi che a volte sembrano sovrastarci in quanto singoli individui, ma che se veramente in alleanza, no? Se ci mettiamo in alleanza possiamo risolvere. E quindi chiudo in perfetto orario, ringraziando tutti voi, questa tavola rotonda, ricordando proprio che l'acqua è vita, lo diciamo sempre, e quindi tutelare la risorsa idrica significa veramente proteggere la salute, il benessere, ma anche la prosperità e la competitività presente e futura dei nostri territori. Grazie a tutti e grazie a voi relatori.